9 persone su 10, ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, respirano aria inquinata. L'inquinamento atmosferico uccide 13 persone ogni minuto a causa del tumore ai polmoni, malattie cardiache e ictus. 13 milioni sono i decessi dovuti a cause ambientali, che si potrebbero evitare, inclusa la crisi climatica. Nel mezzo di una pandemia, di fronte a un pianeta inquinato, il tema della Giornata Mondiale della Salute 2022 è il nostro pianeta, la nostra salute. La Terra, il pianeta in cui 3,6 miliardi di persone non hanno servizi igienici sicuri, dove 2 miliardi sono coloro che non dispongono di acqua potabile sicura per falde acquifere inquinate. L'aumento delle temperature e le inondazioni causate dai cambiamenti climatici metteranno altri 2 miliardi di persone a rischio di infezione da dengue. In un quadro così grande e critico c'è un piccolo insetto, termometro della qualità dell'aria, capace grazie alle sue qualità di impollinatore di fornirci il 75% del cibo che finisce sulle nostre tavole. È l'ape che ogni anno, grazie alla sua produzione di miele, ci racconta lo stato di salute dell'atmosfera. Le annate non sono molto rosee, in particolare queste ultime, perché i cambiamenti climatici stanno influendo a tal punto che, anziché far produrre le api e quindi contribuire all'impollinazione naturale, gli apicoltori le devono sostenere nutrendole letteralmente con acqua e zucchero. E è come se facessero una flebo, è come se noi ricevessimo una flebo che sì, ci fa andare avanti, ma non è esattamente come mangiare, non è il nostro nutrimento. È ovvio che da questo zucchero non si produce del miele, serve soltanto a mantenere in vita le api, però chiaramente è un riscontro che ci dà l'effettivo stato di salute dell'ambiente. L'emergenza climatica c'è e ciascuno di noi può fare la differenza. Dobbiamo cominciare a inquinare di meno, quindi utilizzare meno cose usa e getta, cercare di utilizzare meno l'auto privata, andare sui mezzi pubblici. Se abbiamo terreni o giardini, perché no, contribuire con fiori o con piante, sia nettarifere che non, ma basta contribuire in un piccolissimo modo all'ambiente, e se tutti facciamo la nostra parte diventa una parte parecchio grossa.